Un'altra nota dolente di chi non sa più scrivere in italiano è la punteggiatura. Sappiamo tutti l'importanza di un punto, o addirittura di una virgola. Non ho nessuno scopo e sono felice. Tano, senza pausa. Non ho nessuno scopo e sono felice. C'è qualcuno che la usa a caso e sui social scrive: scusate, qualcuno sa se le ore passate su Facebook si accumulano per la pensione? Quindi la virgola è veramente importante. La virgola è un cosiddetto segno di interpunzione debole. Corrisponde nella frase ad una breve pausa. Collega parti della frase con lo stesso soggetto logico. Si usa nelle elencazioni Pino, virgola, Gino, virgola, Dino, virgola, Mino, virgola e così via nell'elenco, oppure negli incisi, come qui nella seconda riga. Corrisponde, virgola, nella frase, virgola, ad una breve pausa, nella frase e l'inciso, che era chiuso fra due virgole. E c'è addirittura chi azzarda un punto e virgola. Ma scusate, virgola, questa è giusta. Prima di togliere il poco ai poveri, punto e virgola, non era giusto togliere il troppo ai ricchi, vitalizi e privilegi vari? Punto e virgola. Punto e virgola. Il punto e virgola serve a porre fine ad un concetto minore espresso da una frase e ricollegarsi al senso generale del discorso. Per esempio, vado al mare con Bob, virgola, il mio cane, punto e virgola, lo faccio ogni weekend. C'è addirittura chi non usa nulla, né virgole, né punti e virgole, e neanche punti. Sono un cliente Win3, credo che sia troppo cara per quello che offre, che gli altri operatori offrono molto di più a prezzo molto più basso. Quando è che vi adeguate anche voi agli altri operatori? Ad esempio, io ho un'offerta che pago 10 euro al mese e ho 30 giga al mese di internet, chiamate illimitate e 100 sms al giorno che con WhatsApp sono inutilizzabili, da te molti più giga e togliere gli SMA. La Coop Voce, HO Mobile, esempio, hanno offerte molto simili che costano molto meno e in più hanno giga illimitati, devo spendere 15 euro al mese? Ma stiamo scherzando davvero? Poi la Win3 fa pagare il 5G, cosa che non fanno gli altri operatori. Siete una vergogna, adeguatevi agli altri. Punto. Punto. Due punti. Ma sì, fai a vedere che abbondiamo. Abbondantissimi, ad abbondandum.